Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo, ti faccio vedere come suonare questo riff che hai appena ascoltato. È un riff in slap ed è contenuto nel mio metodo ebook per bassisti, Easy Slap, quello arancione. Qua siamo all'esercizio 16, quindi abbiamo già impostato bene il pollice e stiamo andando ad inserire qualche strappato qua e là. Lo strappato, quindi il pluck, è un movimento che si fa solitamente sull'ottava acuta, quindi se io suono un re, quando vado a strappare vado a farlo sul re acuto, quindi tasto 5 re basso, tasto 7 re acuto. Se guardi nella partitura noi abbiamo due quarti di re col thumb, poi due ottavi sempre con il thumb e poi abbiamo un re basso e un re alto. Attenzione però, non sono il primo re è in levare di sedicesimo, quindi un devi fare molta attenzione qua, è più che altro un esercizio ritmico, perché sarebbe stato più facile farlo 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4, cosa che comunque inizialmente ti consiglio di fare, però qua facciamo quel passettino in più, cioè andiamo a rendere più musicale, più figo da suonare un groove, e chiaramente è un pochettino più difficile, quindi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo usare degli strumenti per farci aiutare. Uno di questi strumenti può essere ascoltarti l'audio originale, un altro è quello, mentre studi, di utilizzare delle batterie che ti aiutino. Quindi andiamo a prenderlo con una batteria con ottavi più semplici, diciamo molto lineari, e andiamo a individuare esattamente dov'è il punto in cui dobbiamo andare a fare questo levare di sedicesimo. Eccomi arrivato. Allora, abbiamo la batteria. Rallentiamo ancora un po'. 3 e 4. 1. Hai notato che sul quarto, dove io ho la pausa di sedicesimo, suona un bel rullante. Quindi lì sopra devi fare attenzione ad avere il silenzio, cioè non ci deve essere basso. Quindi il tuo thumb che vai a fare re in levare di sedicesimo deve essere una risposta a quel colpo di rullante. Facci molta attenzione e vedrai che dovresti riuscire a prenderlo. Proviamo a suonarlo qualche giro insieme. Ok, prendiamo come velocità 70 bpm. 1, 2, 3 e 4. Re mi. Riuscivi a suonarlo con me? Io non ti ho detto molte altre cose, perché bene o male c'è sempre il re con il re acuto, il mi con il mi acuto, quindi la sua ottava superiore. Se andiamo a vedere poi nella partitura abbiamo il puntino che delimita lo staccato sull'ultimo, sul re, quello strappato, prima di andare a mi e prima di tornare sul mi, prima di tornare a re. Quindi te lo suono prima senza staccato e poi con lo staccato, così vedi la differenza. 1 2 3 e ok, così era lungo. Qua ne viene anche la difficoltà nello spostarsi e tornare a suo tempo, soprattutto poi alzando la velocità. Invece quello che devi fare è staccare molto questa nota strappata, anziché farla come scritta di un ottavo, farla più staccata e spostare la mano. 1 2 3 e
Senti che è molto staccata questa nota. Questo serve anche a dare un tiro più funk. Bene, poi un'altra cosa che potresti utilizzare è l'avere un accompagnamento con i sedicesimi sotto. Questo ti darebbe una griglia appunto di sedicesimi che continuano a ruotare, e tu devi sapere che, soprattutto sempre per il quarto, tu devi entrare sul secondo sedicesimo. Anche qua il rullante, comunque, se ce l'hai, è la cosa migliore per prenderlo come punto di riferimento. Proviamo a mettere 70. 3. Per alcuni questo potrebbe essere anche più difficile, perché avere troppi punti di riferimento, questi sedicesimi che scorrono sotto, potrebbero anche un pochettino spostarti. Però sicuramente sono utili, perché ti delimitano tutti i quattro sedicesimi che abbiamo, e quindi se ci fai caso, soprattutto se lo rallenti molto, riesci a capire bene dove devi andare a suonare il tuo sedicesimo in levare. Per questo esercizio è tutto, noi ci vediamo a un altro video, e grazie per averlo visto. Vai a vedere il materiale sul mio sito carlochirio.com, trovi Easy Slap, trovi anche tanti altri video dove spiego. Poi, se vuoi acquistarlo, costa veramente pochissimo, meno di 10 euro, quindi spero che vorrei fare questo percorso con i miei metodi. Grazie e ci vediamo al prossimo video.